L'umanità non è l'unica vita intelligente nell'universo e non è la specie alfa. Oppure, le navicelle e l'intelligenza non umana che le controlla rappresentano, nella migliore delle ipotesi, un problema di sicurezza nazionale molto serio e, nella peggiore di esse, la possibilità di una minaccia esistenziale per l'umanità. Luis Elizondo nel 2017 si dimette da alto funzionario dell'intelligence americana. Gestiva un programma del Pentagono sugli UFO. Oggi, dopo 7 anni, Elizondo torna a parlare di UFO o UAP in un nuovo libro di memorie. Il libro Imminent, Inside the Pentagon Sound for UFO. È stato pubblicato da HarperCollins il 20 agosto, dopo una revisione per motivi di sicurezza durata 1 anno da parte del Pentagono. All'epoca le sue dichiarazioni furono supportate da video esclusivi e da testimonianze di piloti della Marina che si erano imbattuti in fenomeni aerei inspiegabili e portarono a indagini del Congresso, a leggi e a un'udienza della Camera nel 2023, in cui un ex funzionario dell'intelligence statunitense testimoniò che il governo federale aveva recuperato oggetti precipitati di origine non umana. Nel libro ha espresso preoccupazione per il potenziale pericolo per l'umanità rappresentato dall'esistenza di una tecnologia che, a suo dire, supera di gran lunga quella degli Stati Uniti. In una prefazione del libro, Christopher Mellon, ex vice segretario della difesa per l'intelligence, ha scritto che senza Elizondo il governo degli Stati Uniti starebbe ancora negando l'esistenza degli UAP e non indagando su un fenomeno che potrebbe essere la più grande scoperta della storia umana. Elizondo racconta che nell'ambito del programma ha appreso che questi velivoli dimostrano una tecnologia che va oltre alla prossima generazione. All'inizio degli anni 50, quando gli UFO sono diventati un problema di sicurezza nazionale, visto che era in corso la Guerra Fredda, è stata imposta una rigida segretezza. Chiunque fosse stato in grado di controllare questa tecnologia avrebbe potuto controllare il mondo, scrive Elizondo. Molte delle informazioni raccolte da questo programma rimangono classificate, ma 2 video non classificati della Marina sugli UAP sono stati autorizzati alla diffusione su richiesta di Elizondo e pubblicati dal New York Times, quando ha dato la notizia sull'unità segreta UFO del Pentagono nel dicembre 2017. In un'intervista, Elizondo ha dichiarato di essere a conoscenza di ciò di cui parlava, ma che per ragioni di sicurezza non poteva divulgare la fonte. Ha ottenuto l'approvazione del Pentagono per pubblicare il suo libro, attribuendo in parte alcune informazioni ad altre fonti i cui commenti erano stati precedentemente approvati. Elizondo ha anche detto di non aver ricevuto l'autorizzazione a discutere del suo coinvolgimento in altri progetti segreti, oltre al programma di cui era a capo. Elizondo ha inoltre dichiarato di aver incontrato il direttore dell'AARO e il suo staff per 3 ore in una struttura sicura il 2 febbraio 2023 e di aver fornito loro informazioni classificate sulla storia del programma di recupero degli incidenti. Elizondo continua a detenere le più alte autorizzazioni di sicurezza e a fare da consulente per il governo. Dunque, dopo le dichiarazioni sotto giuramento rilasciate circa 1 anno fa da David Grush al Congresso, oggi a parlare di UAP, fenomeni aerei non identificati, è Luis Elizondo, conosciuto anche come ex direttore di un programma segreto del Pentagono sugli UFO.
Nel libro ci sono dichiarazioni che vanno nella stessa direzione delle tesi espresse da Grash, ossia che gli USA sarebbero in possesso di tecnologia non umana e che terrebbero segrete le ricerche scientifiche e militari su quanto recuperato. Tali segreti sarebbero custoditi in un programma speciale governativo. Per quanto riguarda i nostri amici da fuori città, non sembrano essere benevoli, ha scritto. Forse sono neutrali, oppure potrebbero essere una minaccia per l'umanità. Non possiamo più nascondere la testa sotto la sabbia, scrive. Sappiamo di non essere soli.